Buongiorno, Ciao a tutti. benvenuti a 3 minuti con Rete. Naturalmente non possiamo non parlare del Fondo Monetario, che a seguito della propria missione a San Marino ha pubblicato la relazione e il report sul nostro paese. Report che purtroppo conferma tutti i dubbi sollevati dalla nostra coalizione nell'ultimo anno e conferma come a San Marino, paese già sofferente dopo 10 anni di immobilismo politico, la situazione si sia ulteriormente aggravata negli ultimi 12 mesi. Prendiamo ad esempio il rapporto debito-PIL, che è l'indicatore economico usato dagli economisti come termometro per valutare l'economia di un paese ed è usato anche dagli investitori per capire dove va a fare i loro investimenti. Ecco, il capo delegazione del Fondo Monetario ha dichiarato che siamo passati da un rapporto debito-PIL del 20% nel 2016 al 55-56%, quindi in meno di un anno è cresciuto di 35 punti percentuali. Ed è lo stesso Fondo Monetario a spiegarci i motivi per cui questo valore è salito in maniera vertiginosa. Il bilancio da 534 milioni di perdita di cassa di risparmio. Un bilancio che la nostra coalizione fin da subito ha disconosciuto e che oggi a maggior ragione chiediamo sia rivisto e rimesso in discussione. Un bilancio che d'altronde poco c'entra con la crisi mondiale e la mala gestione precedente, ma confezionato su misura dal CDA targato Monte dei Paschi di Siena. Ricordiamo i nomi: Romito, Borri, Cotella, la Cartanese. Un CDA fortemente voluto dallo stesso Celli che lo ha fatto insediare a forza ad aprile del 2017. Un presidente di Cassa di Risparmio, Nicolino Romito, rimasto in carica nonostante non possa essere i requisiti e nonostante Celli e la maggioranza di adesso punto SM ne avessero annunciato in pompa magna la sua immediata sostituzione. Per rinfrescarvi un attimo la memoria, vi consigliamo di riguardare la puntata numero 88 di 3 minuti con Rete. Ecco, Romito era l'uomo del bilancio e una volta approvato quello scempio da 534 milioni di perdita, che pesa come un macigno sulle teste di tutti i sammarinesi, lui e il suo CDA si sono immediatamente dimessi. Naturalmente, dopo essersi quintuplicati i gettoni, sempre a spese nostre, e aver elargito consulenze a piene mani, sempre a spese nostre. Ecco, come non ricordare poi i rassicuranti sorrisi governativi quando nei mesi estivi confortavano la popolazione sulla sostenibilità del bilancio di cassa, perché con il decreto spalma debiti la perdita, quindi 16.000 euro per ogni sammarinese, questa perdita sarebbe stata spalmata in 25 anni. Ecco, oggi il Fondo Monetario certifica che spalmare quel debito su 25 anni non si può, perché quella cifra ricade da subito e per intero sul bilancio dello Stato. Quindi in pratica con quel bilancio in cui sono stati contabilizzati come irrecuperabili anche crediti che in realtà si stanno recuperando, si mina in maniera incontrovertibile la sostenibilità del nostro sistema, lo si indebolisce e lo si espone agli appetiti degli avvoltoi della finanza. E tappa dopo tappa il governo ha costruito la strada per centrare il suo obiettivo, arrivare al debito estero, facendo credere ai cittadini che sia un'imposizione esterna e che questo indebitamento sia l'unica strada percorribile. Non è un caso, quindi, che l'anno scorso la nostra coalizione abbia fatto decine di serate pubbliche per cercare di far capire alla stessa cittadinanza quale fosse il piano del governo. E allo stesso tempo non è sempre un caso che ad appena 2 mesi dall'insediamento del nuovo governo abbiamo iniziato una raccolta firme proprio contro il debito estero. Le 1.000 firme raccolte sono state poi consegnate alla reggenza. Ma naturalmente lo show di Celli sulla stampa non perde mai di vigore e proprio qualche giorno fa, a seguito dell'incontro col Fondo Monetario, ha dichiarato basta sprechi e basta privilegi. Ecco, basta sprechi e privilegi, peccato che adesso Punto SM continui a spendere e espandere. Hanno voluto annullare, ad esempio, per legge il risultato del referendum sul tetto degli stipendi, che quindi possono tornare a superare 100.000 euro. Hanno acquistato le quote della Sums in Cassa di Risparmio, quindi 5 milioni da spalmare, anche qui 25 anni, e le quote della Sums nel Casale La Fiorina, altri 7 milioni e 300.000 euro, solo per non avere grattacapi col socio di minoranza, mentre il governo tace e continua a tacere sulle consulenze da 50.000 euro a settimana pagate da Cassa di Risparmio. Ma non basta, perché i segretari di Stato hanno appena speso, giusto il 29 dicembre scorso, 590.000 euro per acquistare un immobile di 100 metri quadri per ampliare le segreterie di Stato in Contrada Omerelli, oltre ad aver autorizzato il subappalto a privati di lavori per cui già paghiamo gli uffici pubblici. Un esempio su tutti sono i 210.000 euro alla società italiana che affianca segreteria turismo e ufficio del turismo. Si continuano poi a pagare consulenze a individui e società che si offrono volontari per effettuare questo o quel servizio senza uno straccio di bando o di concorso e addirittura, come ciliegina sulla torta, siamo riusciti a pagare 32.000 euro l'affitto di un mese della slitta di Babbo Natale
nel centro storico. Ecco, Babbo Natale ringrazia. Ma tranquilli che il segretario Celli sorride, tanto tra patrimoniale, minimum tax e balzelli vari, ci penseranno i sammarinesi a pagare il conto delle scorribande governative. Anche per oggi abbiamo finito, ci vediamo domani, passate un buon weekend, anzi ci vediamo lunedì. Alla prossima settimana. Ciao, Ciao ciao! ciao!